Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, domenica 16 luglio. Quali sono le notizie fondamentali della giornata? Direi di fondamentale c'è molto poco oggi sui giornali, è un giornata diciamo domenicale in cui non ci sono cose incredibili. Vi segnalo tra diciamo, le attenzioni che hanno oggi i giornali ovviamente la solita questione degli sbarchi. Il Corriere della Sera parla della seguente situazione che si è venuta a verificare proprio ieri, cioè 1500 immigrati clandestini, irregolari verrebbe da dire come dice benissimo il libro Immigrati, Immigrati, Immigrati della Bono, 1500 irregolari che sbarcano in Puglia e in Calabria. Sì. La cosa incredibile si vede oggi sui giornali, che lo fanno vedere in maniera molto chiara, è che le barche che sbarcano questi immigrati hanno bandiere tedesca e inglese. C'è proprio la foto di questi immigrati che vengono presi nel mare e che hanno le barche battenti bandiera appunto inglese e tedesca. E questo forse dà il senso del fatto che, come direbbe l'amico Ruggeri, in questo momento Riccardo Ruggeri, ci sono dei segnali deboli, ma che secondo me sono fortissimi, per i quali quest'estate sarà veramente un gran casino. Perché la gente inizierà un po' a rivoltarsi. Quando arrivano 1500 persone, 1500 persone tra i 16 e i 30 anni che non conoscono la nostra lingua, che avranno subito il loro telefonino, che avranno subito il loro 35 € al giorno, che avranno subito l'assistenza, ma che non possiamo dare a tutti perché è un numero talmente spropositato ormai, e peraltro arrivano in questo paese con barche che non sono italiane, beh, io penso che in zone che non sono le zone più ricche del paese, anzi sono piuttosto depresse, in Calabria, in Puglia, in Campania, in Sicilia, la gente inizierà a arrabbiarsi davvero. Si arrabbierà in maniera, come sempre avviene, irrazionale, cioè in maniera con le prime cose che capitano, con le prime persone che hanno di fronte, con le prime istituzioni che cercano di fare il loro mestiere, ma è il disastro di questo accordo Triton, di cui soltanto oggi ci stiamo accorgendo, che peraltro abbiamo firmato noi con il governo Renzi. La polemica tra Renzi e Monti oggi continua, ma nessuno dice a Renzi, scusami, quando noi dicevamo che era un problema di immigrazione e che saremmo stati invasi, lo sapevamo già da anni che sarebbe avvenuto questo, e soprattutto lo sapevamo da anni che se tu rendevi facile l'arrivo in Italia e venivano chiusi tutti gli altri porti in Europa, sarebbero arrivati tutti in Italia. Questa si chiama lungimiranza, oppure politiche non fatte per domani, cioè per ottenere il consenso il giorno dopo, ma per capire quello che avviene non fra 10 anni, ma fra un anno. Si sarebbe capito dopo un anno che sarebbe avvenuto quello che è avvenuto. E un responsabile in questo esiste e si chiama governo Renzi. Punto a capo, con lui tutta quanta anche la gestione della immigrazione e degli accordi europei che ci hanno messo in questo disastro. Disastro che viene dal passato, anche in questo caso però da un passato molto più lento, è quello dell'ATAC, cioè l'azienda municipale dei trasporti romani. La scena l'avete vista tutti quanti voi, oggi il giornale Corriere della Sera mi sembra che lo mette in prima pagina con Repubblica, cioè quella donna trascinata, non italiana, trascinata, mi sembra ucraina o bielorussa, scusatemi, trascinata dalla metropolitana perché si era incastrata una borsetta o una giacca all'interno delle porte ed è ancora in terapia intensiva e non è stata salvata dall'autista che si è accorto, anche se in ritardo, di quello che stava facendo, è stata salvata da una persona all'interno che è riuscita ad aprire la porta dopo che era stata per vari metri a folle velocità, quella della metropolitana, trascinata nel tunnel della metropolitana di Roma. Questo avviene a Roma, questo avviene alla stazione a Termini. E oggi si dice che viene indagato il conducente. A me sembra il minimo, obiettivamente, indagare un conducente. Si vede che lui stava mangiando attraverso delle ricostruzioni mentre avveniva questa operazione. Stava mangiando la schiscetta, come dicono a Milano, ma è una cosa di una gravità incredibile. Ovviamente lui dice che ha dei turni massacranti e per questo motivo stava mangiando mentre lavorava. Vi segnalo soltanto che il costo del personale dell'ATAC di Roma è di 536 milioni di euro all'anno, mezzo miliardo di euro all'anno, soltanto il costo del personale per quella monnezza vera che sono i trasporti pubblici a Roma, ve lo dico io che li uso. 700 sono gli autisti che ogni giorno sono assenti dal lavoro. 700 mi sembra su 5.000 che sono gli autisti, sono assenti per 104, per malattie,
famiglie, per i cazzi loro, sono assenti 700 al giorno. Voi ditemi un po' se questo sia un numero normale in un'azienda normale, in un paese normale in cui si perdono tanti soldi come perde oggi l'ATAC. 4 sono stati soltanto licenziati negli ultimi anni per le loro assenze, uno è già stato reintrodotto nel suo lavoro perché non poteva essere licenziato secondo i magistrati del lavoro. Ecco, così andiamo avanti sull'ATAC. Mi sembra che questa sia una pagina fornita con dettaglio dal Corriere della Sera. Continua il dibattito sulla flat tax per il Sole 24 Ore, la proposta di Rossi. Voi sapete che ho qualche dubbio soprattutto sull'aumento dell'IVA al 25%, ma la proposta della flat tax mi sembra sacrosanta e sovrana. La risposta articolata del fiscalista storico del Sole 24 Ore, Enrico De Mita, che tira in ballo la Costituzione, il welfare, l'articolo 2, l'articolo 3, l'articolo 50, l'articolo 53, insomma mezza Costituzione, per dire che la flat tax è sbagliata, anzi no, scherzo, due articoli della Costituzione, danno il senso di come viva in un altro mondo, forse migliore, forse diverso, sicuramente diverso rispetto a quello attuale, però più legge Enrico De Mita oggi sul Sole 24 Ore, più ti convinci che la flat tax è cosa buona e giusta. È comprensibile la critica che lui fa, cioè lui dice: voi volete la flat tax perché volete evitare i danni di questo sistema, che io considero che sia dannoso, ma non è attraverso la flat tax che si risolvono, ma attraverso il miglioramento del sistema. La solita vecchia logica per la quale non cambieremo nulla. Detto questo, sul Sole vi segnalo l'intervista a Piero Maranghi, il figlio del grandissimo Vincenzo Maranghi, amministratore delegato della Mediobanca, che esce dalla banca senza un euro di liquidazione. Questo e tanto altro dava il senso di una banca e di un management bancario che era molto diverso rispetto a quello dei giorni oggi. A proposito di numeri, vi segnalo altre due cose molto interessanti che riguardano l'economia. Padoan, il ministro dell'economia, ha detto: siamo fuori dal tunnel, perché ieri Banca Italia ha detto che cresceremo dell'1,4%. Io sarei un po' più prudente se fossi in Padoan a parlare di uscita dal tunnel con il livello di disoccupazione che abbiamo in Italia. E così come scrive oggi Dario Di Vico sul Corriere della Sera, visto che questa uscita del tunnel deriva forse più da quello che fanno all'estero rispetto a quello che riusciamo a fare in Italia, cioè la capacità che ha l'economia internazionale di crescere. La cosa più incredibile di oggi e più bella di oggi però è il pezzo di Roberto Perotti, da leggere tutto su Repubblica. Lui dice: Roberto Perotti, mi hanno molto criticato quando io critico il governo perché mi dicono che sono un professore frustrato, ma io vi assicuro che non mi sembro un professore frustrato, basta leggere quello che lui scrive oggi sulla Spending Review. La Spending Review fatta da Gutkel avrebbe comportato tagli negli ultimi, dal 2014 al 2017, di 30 miliardi di euro. Si tratta di una balla, una gigantesca balla, quella che io definirei fake news. Adesso va di moda definirla fake news. Non abbiamo tagliato niente, questo l'avevamo scritto e l'avevamo detto in questa rassegna stampa settimane fa. Oggi Perotti lo scrive, che lo capisce anche un bambino. Cosa scrive oggi Perotti? Scrive che tra il 2014 e il 2017 abbiamo in effetti tagliato non 30 ma 40 miliardi di euro di capitoli di spesa pubblica. Quindi abbiamo tagliato tantissimo, ma c'è un piccolo però. Il però sapete qual è? Che da una parte abbiamo tagliato 40 miliardi, dall'altra abbiamo speso 40 miliardi in più. Quindi dice: il saldo è zero, anzi 770 milioni di tagli in 4 anni. Non abbiamo tagliato nulla, perché se tu tagli da una parte e poi aumenti la spesa dall'altra, non hai fatto spending review, hai fatto spostamento di spesa da un capitolo all'altro. L'esempio tipico, e lo fa, e così lo capiamo tutti quanti, nel 2015, l'anno in cui sono stati fatti i maggiori tagli, sono stati tagliati 16 miliardi agli enti locali. Bene, è una cosa che si fa in 5 minuti, dice Perotti, tolgo i soldi agli enti locali. Ma dice molto semplicemente Perotti: una volta che tu tagli 16 miliardi agli enti locali e gli enti locali aumentano le imposte anzi la metà di questi 16 miliardi tagli agli enti locali, e gli enti locali aumentano le imposte, tu che taglio hai fatto? Gli enti locali continuano a spendere e tassano di più per mantenere la spesa sui livelli pre-taglio nazionale. Chiaro? Insomma, Perotti oggi svela la follia e la fake news governativa sulla spending review. Per gli appassionati c'è un'intervista chilometrica, 2 pagine, fatta da Marco Travaglio a Davigo, che... L'unica cosa che mi ha colpito, voi leggete l'intervista di Davigo, che questo Davigo, in maniera ipocrita, parla spesso di giornalacci. Giornalacci. Ecco, questo è un bel atteggiamento, diciamo, da minculpop del magistrato che definisce dei giornali
Giornalacci. Ecco, caro Davico, allora se io dicessi magistratacci, forse la categoria si offenderebbe o no? Beh, insomma, io mi sento offeso dal fatto che lui definisce giornalacci alcuni giornali che lui non ha il coraggio di indicare con nome e cognome, ma che si capisce bene quali lui pensa che siano. L'ultima cosa riguarda, se ne occupa in un colonnino molto divertente il giornale. La battuta, secondo me, tale era di Gad Lerner, che dice Fazio guadagna solo un quarto di Bonucci eppure lavora anch'egli di domenica. Si riferisce al grande giocatore di calcio che viene pagato un'enormità e se ne occupano Battista sul Corriere, se ne occupano un po' tutti perché si sostiene, insomma si mettono insieme questi soldi, questi stipendi che prendono, certo con una piccola differenza che Bonucci i soldi li prende da un'azienda, anzi dai comunisti cinesi che sono i nuovi proprietari del Milan, mentre Fazio li prende dai moderati italiani che vogliono vedere Rai 1. C'è solo, diciamo, un problema di, come possiamo dire, di constituency di tassati. Va bene, vi do un abbraccio a tutti, vi do appuntamento a domani e mi sembra che oggi sui giornali più o meno è tutto. Anzi, è molto interessante se volete oggi i numeri che mette il giornale sull'immigrazione, su chi diamo, a chi diamo gli aiuti e il pezzo della verità di Giancarlo Perna sull'inutilità di dare soldi in Nigeria, che è uno dei paesi che, secondo il documentarista che ci vive italiano lì da anni, è al medioevo. Ciao, buona domenica.